Noi siamo una scuola di sociologia visuale del DISFOR, quindi è un dipartimento all'interno della Facoltà di Scienze della Formazione. E l'obiettivo qual è? È quello di provare a narrare i risultati della nostra ricerca, della nostra riflessione sociologica attraverso un linguaggio che non sia solo il testo scritto, ma anche un linguaggio attraverso le immagini. Quindi usare l'immagine, in particolare il video, quindi immagine, suono in tutta la sua costruzione, o la fotografia come linguaggio alternativo o complementare al testo scritto. Quindi in qualche modo noi abbiamo scelto anche di recuperare le emozioni, accogliendo le nostre emozioni nella ricerca etnografica, ascoltando, facendo ricerca, scendendo sul campo con tutti i sensi, con l'udito, ma anche lo sguardo, ma anche l'olfatto, anche appunto le emozioni nostre, le emozioni delle persone che incontriamo. E questo deve essere tradotto poi in un prodotto che parli anche alle emozioni. Potremmo distinguere la sociologia visuale da altri tipi di produzione filmica, perché la sociologia visuale si dovrebbe appoggiare su un quadro teorico ed empirico, validabile scientificamente.